Buonasera, benvenuti a tutti. Per chi non mi conosce, il mio nome è Simone Rubessi, sono un trader della Top Trading Academy. Questa sera vedremo una strategia operativa che si basa su due indicatori di nostra creazione e produzione di cui abbiamo il copyright, che sono l'indicatore di ciclo e le bande. Sono due indicatori ciclici, quindi nella prima parte della presentazione andiamo a vedere i concetti di ciclicità e successivamente andiamo a vedere anche gli indicatori, che tipo di caratteristiche hanno, in che modo ci possono aiutare dal punto di vista operativo e soprattutto è importante rimanere fino alla fine perché andiamo ad applicarli anche a mercati aperti facendo un'analisi su quello che è il ciclo giornaliero del DAX. Okay? Se guardo a destra e a sinistra è perché ho vari schermi dove tengo monitorate eventuali chat, domande, visto che siamo online in vari canali social e anche su Webinar Jam. Prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa, concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori. Se avete domande, fatele. Un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato, o anche detta mano forte, mani forti anche. E per mano dominante o mani forti intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che, avendo ingenti quantità di titoli, future, eccetera, da acquistare o vendere, pianificando differenti temporalità di investimento, generano andamenti regolari. In sostanza, è un concetto semplice, anche se magari appare un po' complicato, dove il mercato ha un andamento di questo tipo che è causato da grossi ammontari di denaro. Cosa si intende? Si intende che nei dintorni del minimo entrano massicce quantità di denaro tali da far salire il prezzo. Come sappiamo, il prezzo è una conseguenza di domanda e offerta. Quando c'è tanta domanda di un bene, chiaramente il prezzo si alza. Nel momento in cui c'è tanta offerta di un bene e poca domanda, il prezzo si abbassa. Questo è quello che avviene costantemente, continuamente in tutti i mercati e avviene semplicemente per il fatto che questi grandi istituzionali del calibro di BlackRock, per esempio, il quale gestisce più di 9.000 miliardi, nel momento in cui muovono queste grosse quantità di denaro, inevitabilmente riescono a manipolare il prezzo. Chiaramente, quando siamo nei dintorni del massimo, escono massicce quantità di denaro. A quel punto l'offerta supera la domanda, il prezzo si abbassa, qui rientrano, domanda supera l'offerta e così via. È un po' come se io avessi 10 miliardi di euro e vengo nella tua città e compro tutte le case in vendita. Quello che succederebbe, ovviamente, è che il prezzo al metro quadro delle case in quella città schizzerebbe in alto, perché magari ci sono 50 persone che cercano una casa e non ce ne sono disponibili. Ok? Viceversa, se io metto in vendita mezza città e ho sempre quelle 50 persone che vogliono acquistare, cosa succede? Che il prezzo crolla. Perché se io non ne compro una, ho mezza città a disposizione, una al prezzo che mi pare, riuscirò a trovarla, no? Vedi che nel momento in cui io, in questo caso, ho più della metà del mercato, riesco a manipolarne la domanda e offerta per il fatto che ho un peso su quel mercato che è molto rilevante. Ok? Detto questo, andiamo a vedere che cos'è, come è formato, scusate, un ciclo di borsa. Istituendo la prima regola principale, cioè che un ciclo inizia su un minimo dei prezzi e finisce su un minimo futuro dei prezzi. Okay, un ciclo va sempre da un minimo, una salita, un massimo, una discesa, un minimo. Però ne esistono di tre tipi. Ci sono i cicli rialzisti che sono fatti così. Si dicono rialzisti perché la loro fase di rialzo è più ampia di quella di ribasso e di conseguenza il minimo finale risulta più alto del minimo iniziale. Poi c'è il ciclo ribassista, che è un ciclo di questo tipo qua, il quale ha la fase di ribasso che è più ampia rispetto a quella di rialzo. Quindi abbiamo il minimo finale che è più basso del minimo iniziale. E i massimi, il
nel ciclo rialzista è più vicino al minimo finale, nel ciclo ribassista è più vicino al minimo iniziale, tendenzialmente. Dopodiché ci sono anche i cicli in laterale, che sono dei cicli che hanno i due minimi sullo stesso livello ed il massimo che è tendenzialmente al centro. Ok? Questo è quello che possiamo avere sui mercati ed è quello che poi andiamo ad analizzare anche sui prezzi. Eccoci qua a questa immagine. Questa immagine rappresenta quella che è la relazione che esiste tra i vari cicli. Nel caso specifico vediamo un ciclo rosso che è formato da tre cicli blu che sono formati da due cicli verdi che sono formati da tre cicli gialli. Ora, in questa immagine, qual è la cosa importante da capire? Che un qualsiasi ciclo sarà formato da dei cicli inferiori. E sarà all'interno di cicli superiori. Ma la regola fondamentale, principale, è che nel momento in cui parte un qualsiasi ciclo, come in questo punto dove parte il ciclo rosso, automaticamente e sempre partono tutti i cicli inferiori. Quindi se qui parte il ciclo rosso, automaticamente parte il blu, automaticamente parte il verde, automaticamente parte il giallo. Viceversa. Quando qui termina il ciclo rosso, automaticamente termina il ciclo blu, il ciclo verde e il ciclo giallo. Okay? Quindi nel momento in cui inizia o finisce un ciclo, a quel punto iniziano o finiscono tutti i cicli inferiori. Questa è una regola ciclica ed è sempre così. Un altro esempio è questo, cioè se qui inizia il ciclo blu, automaticamente inizia il verde e anche il giallo, anche senza averli davanti. Ok? Detto questo, proseguiamo. A questo punto andiamo ad analizzare quella che è la quadratura ciclica. Nel caso specifico abbiamo il mensile, che è un ciclo di 32 giorni di borsa aperta. Ok? Quando si intende periodo di borsa aperta, intendiamo un periodo in cui la borsa ha effettivamente scambiato. Siccome la borsa apre lunedì e chiude il venerdì, in una settimana abbiamo 5 giorni di borsa aperta e in un mese abbiamo 4 settimane da 5 giorni di borsa aperta, avremo 20 giorni di borsa aperta in totale in un mese di calendario. Siccome il mensile è 32, chiaramente un ciclo mensile è circa un mese e mezzo. Ok? Stessa cosa. Il ciclo 16 giorni non è 2 settimane di calendario, ma è 3 settimane più un giorno, perché una settimana va da lunedì a venerdì di borsa aperta, quindi ne ha 5. Okay? Questo è importante per evitare di confondere periodo ciclico con periodo di calendario. A questo punto andiamo a vedere questo ulteriore concetto. Qui abbiamo un ciclo mensile rialzista, perché il minimo finale è più alto di quello iniziale, e vediamo un ulteriore concetto, che è il concetto della tendenza. Questo mensile, nel momento in cui sale, influenzerà i sottocicli. In che modo? Per il fatto che i sottocicli subiscono la sua tendenza. Quindi se il mensile sta salendo, il ciclo 16 giorni sarà rialzista, ciclo una settimana sarà rialzista, ciclo 4 giorni sarà rialzista e così via. Per farti un disegno un po' più in scala, come se questo fosse il mensile, composto da due cicli 16 giorni, composti da due cicli a 8 giorni, composti da due cicli a 4 giorni, ognuno. Quello che si nota, ovviamente, è che nel momento in cui il mensile sale, i sottocicli hanno questo tipo di andatura, quindi sbilanciata verso l'alto. Nel momento in cui il mensile scende, i sottocicli hanno questo tipo di andamento, di andatura. Ok? Quindi è molto importante capire che la tendenza di un ciclo
è influenzata dai cicli superiori. Poi lo andremo a vedere nello specifico successivamente, però è importante avere il concetto per ora, ok? Fatemi sapere anche dai canali social se ci siete, se è tutto chiaro. Se è tutto chiaro, proseguiamo. Ok, molto bene. Perfetto. A questo punto andiamo a vedere le varie durate. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, dai cicli più lunghi a quelli più brevi. Partiamo considerando il mezzo secolare, che è un ciclo che dura all'incirca 50 anni, quindi non ha senso prenderlo in considerazione dal punto di vista operativo, però sappiamo che è formato da due ventennali, che sono formati da due decennali, i quali hanno al loro interno due cicli economici, che hanno al loro interno due biennali, che sono formati da due cicli annuali. Qui cambia un po' quella che è la conformazione classica, nel senso che l'annuale non ha due semestrali come accadeva circa 8 anni fa, ma ha al suo interno tre intermestrali formati da tre mensili ognuno. Ok? Dato il mensile, riprende la suddivisione classica, quindi un mensile ha due 16 giorni, formati a due 8 giorni e così via, fino a cicli che possono durare anche una sola ora. Dal punto di vista operativo, andremo ad analizzare il giornaliero del DAX, ma ovviamente tutto ciò che vediamo funziona in tutti i mercati, in tutte le temporalità e in tutti i time frame. Chiaro? Quindi non ci sono limiti. Fatemi sapere se è tutto chiaro, se ci siete, dubbi, domande. Ok, perfetto. Molto, molto bene. Anche sui nostri canali ci siamo. Perfetto. Perfetto. A questo punto andiamo a vedere degli esempi nella pratica, no? Qui, difatti, apriamo quello che è un grafico di euro-dollaro con time frame giornaliero, quindi ogni candelina rappresenta un giorno di contrattazione. Qui andiamo a vedere dei periodi lunghi perché poi nell'analisi guarderemo anche periodi brevi. La prima cosa che vi faccio notare è questa, che il mercato è ciclico, ovviamente. E in che modo è ciclico? Questo è un ciclo in laterale perché ha i due minimi sullo stesso livello. Questo qui è un ciclo ribassista perché ha fase di ribasso che è praticamente doppia rispetto a fase di rialzo. Dopodiché abbiamo questo che è di nuovo in laterale e quest'ultimo che è un ciclo rialzista perché ha fatto questo, è ripartito, ma di fatto non è mai sceso sotto il minimo iniziale. Ok? Quindi possiamo avere queste tre tipologie. Quello che noi dobbiamo fare dal punto di vista operativo è identificare delle aree di minimo per comprare e vendere su delle aree di massimo, per guadagnare da questa differenza di prezzo, oppure shortare nelle aree di massimo e chiudere nelle aree di minimo e guadagnare da questa differenza di prezzo. Ok? Quindi è molto semplice concettualmente. Chiaramente, da qui nasce la domanda: ok, ma come faccio a sapere se sono sul massimo, sul minimo, su una salita o su una discesa? Chiaro che per fare ciò ci viene incontro il primo indicatore che vediamo stasera, che si chiama appunto indicatore di ciclo. È questo indicatore che vedete sul grafico, formato da tre linee. Ed è un indicatore automatico, nel senso che ogni qualvolta che il prezzo mi si aggiorna, lui si mantiene aggiornato in tempo reale. Okay? Quindi ogni candela che arriva, lui mi si tiene aggiornato costantemente, continuamente. Ed è
Ovviamente automatico si può usare su tutti i mercati, in tutte le temporalità e in tutti i time frame. Quindi senza nessun tipo di limite. A questo punto andiamo a vedere da quale linea è formato. È formato da tre linee. La linea continua sinusoidale, quindi che fa le onde, che è la traiettoria del ciclo. Poi abbiamo la linea tratteggiata orizzontale, che è l'asse dello zero. E poi abbiamo la linea tratteggiata, anche questa sinusoidale, che è la velocità del ciclo. Ok? Scusate un secondo che bevo. A questo punto, cosa dobbiamo osservare di questo indicatore? Quando la linea tratteggiata sinusoidale, cioè la nostra velocità, attraversa l'asse dello zero dall'alto in basso, in quel punto saremo in una zona di massimo. Quindi nel momento in cui io ho una situazione di questo tipo, anzi, scusate. Nel momento in cui ho una situazione di questo tipo, cioè che la velocità attraversa l'asse dello zero in questa direzione, io sarò in un'area di massimo. Viceversa, nel momento in cui la velocità, quindi sempre la nostra linea tratteggiata sinusoidale, attraversa l'asse dello zero dal basso verso l'alto, ci troveremo in una zona di minimo. Quindi nel momento in cui, al contrario, abbiamo questa rottura qui in questa direzione, saremo in un'area di minimo. Ok? Difatti abbiamo un'area di minimo del prezzo. Andiamo a vedere degli esempi di questo, prendendo l'immagine di prima. Partiamo dal primo minimo. Qui abbiamo il primo incrocio della velocità. Ci indica che siamo nell'area di minimo, appunto. A questo punto la velocità sale, indicandoci salita, quindi salita, fin tanto che questa è sopra l'asse dello zero, ci indica salita sul nostro ciclo, quindi salita, 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 fino a qua. A questo punto, quindi da questo punto qui, questo punto qua, noi ci troviamo in una fase di rialzo e difatti il prezzo ha seguito esattamente quella che è stata la nostra andatura. Qui siamo in un'area, un punto di massimo. A questo punto la velocità scende, indicando discesa, 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 fino a qua. E anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta. Qui nuovamente ci troviamo in un'area di minimo. Salita, 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 salita fino qui. E anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione indicata. Qui nuovamente siamo in un'area di massimo, quindi discesa, 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 discesa fino qua. E anche i prezzi sono andati nella direzione corretta. E qui nuovamente abbiamo un'area di minimo con salita, 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 fino a questo punto. E anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione corretta. Ok? Quindi questo indicatore, che si può, ripeto, utilizzare su tutti i mercati, in tutte le temporalità, a colpo d'occhio mi dice se sono in salita, velocità sopra, se sono in discesa, velocità sotto, se sono su un minimo, incrocio da sotto a sopra, se sono su un massimo, incrocio da sopra a sotto del ciclo che sto guardando. Ok? In questo caso un biennale di euro-dollaro potrebbe essere il giornaliero del DAX, i 2 giorni dell'S&P o l'8 giorni dell'oro su qualsiasi tipo di mercato, perché qualsiasi tipo di mercato sfrutta una logica di manipolazione programmata chiamata ciclicità. Chiaro? Questo è molto importante e da qui si parte, no? A questo punto bisogna andare anche a vedere il secondo indicatore oggetto della live di stasera, che è denominato bande di Migliorino, che sono un indicatore che rappresenta
Chiaramente è un indicatore di ultima generazione che va a colmare i numerosi punti di debolezza delle sue più note antenate, bande di Bollinger, che molti sicuro conoscono. Le evoluzioni hanno portato ad un indicatore più facilmente leggibile, che restituisce informazioni molto più precise rispetto appunto alle bande. Andiamo a vedere le differenze. Queste sono le bande di Migliorino, i nostri canali, e per lo stesso periodo vediamo le bande di Bollinger. Andiamo a evidenziare quelle che sono le differenze che sono sostanziali, non marginali. Allora, il primo concetto è che questo indicatore qui è un indicatore ciclico, quindi settato su un ciclo specifico che noi vogliamo osservare. In questo caso è settato su un 4 giorni. Ma, ripeto, anche questo, come l'indicatore di ciclo, è un indicatore che è automatico, quindi si mantiene aggiornato in tempo reale, si può settare su tutti i mercati e in tutte le temporalità. Chiaro? Quindi, la prima caratteristica è che è ciclico, la seconda è che ogni qualvolta le bande si toccano, si genera un'inversione. Questo lo si considera un tocco perché ha una distanza inferiore al 5%. Ok? Mentre se noi osserviamo le altre bande, ci dicono ben poco. Innanzitutto non sono cicliche, ma sono settate con dei settaggi standard indipendentemente da tutto. Secondo, quando il prezzo tocca la banda, può continuare a salire o continuare a scendere, qui continua a correre lungo la banda, qui esce dalla banda in maniera molto significativa, qui anche corre sulla banda, qui la stessa cosa. Qui abbiamo una lateralità dove le bande si stringono, ma non mi dicono se quella è una lateralità propedeutica a una salita o a una discesa. Quindi di fatto non mi danno informazioni attendibili. Di conseguenza è un indicatore fuorviante, perché nel momento in cui io tocco una banda non so se quella è un'inversione o se effettivamente lì continua a salire. Di conseguenza molto pericoloso e fuorviante. Tornando al nostro, invece abbiamo visto che è ciclico, quindi è relazionato a un ciclo di borsa. Mi dà punti di svolta precisi e non sono punti di svolta casuali, perché questo essendo in 4 giorni, questi sono punti di svolta esattamente di cicli a 4 giorni. Ci siamo. E siccome noi sappiamo che i cicli possono essere o rialzisti o ribassisti, possiamo trarre ancora più informazioni. Perché abbiamo visto che ci sono i cicli rialzisti che sono fatti così, no? E noi sappiamo, prima ancora che un ciclo parta, se quel ciclo sarà rialzista o ribassista. Vi spiegherò dopo come si fa a capire, ma lo sappiamo già, ok? Quindi se un ciclo è rialzista, io mi troverò in una situazione dove il minimo finale più alto di quello iniziale, la fase di rialzo, è più ampia di quella di ribasso. E in questo caso io avrò il massimo vicino al minimo finale, ok? Quindi magari dalla partenza, se questo è un 4 giorni, me lo farà dopo 3. 2 giorni e mezzo/3 e la discesa durerà magari un giorno. Ok, quindi nel momento in cui supponiamo che io sia qui, ok? Qui io so che è partito un 4 giorni, so che dura 4 giorni e supponiamo che io apro il grafico e sono qua. Ok? Dico bene, qui è partito il mio ciclo a 4 giorni. È un ciclo rialzista, poi spiegherò come saperlo. Il massimo me lo farà magari dopo 3 giorni, e quindi io da qua dico: bene, ho davanti 3 giorni di salita. Il mio target diventa la banda opposta. Quindi, oltre a sapere dopo quanti giorni arrivo al massimo, se quello è rialzista, ho anche un'idea di target. E una volta che arrivo qui, dico: bene, sono arrivato sul massimo del mio 4 giorni, ho davanti ancora un giorno di discesa e il target è quest'area. Ok? Così è.
Poi, se invece il ciclo ribassista fa il contrario, quindi il minimo finale è più basso di quello iniziale, quindi la fase di ribasso più ampia di quella di rialzo, ed il minimo, magari il massimo me lo fa magari dopo un giorno, tipo mi fa 3 giorni di discesa. Il ciclo successivo, che io individuo essere ribassista, succede la cosa opposta, no? Mi fa un massimo subito, magari dopo un giorno, e qui mi aspetto 3 giorni di discesa, dove il prezzo andrà a fare questo. Perché? Perché deve avere il minimo finale più basso di quello iniziale. Deve farmi la fase di ribasso più ampia di quella di rialzo, nel mentre queste qui si tengono aggiornate in tempo reale, eh? Dove io ho qui dopo 4 giorni il mio punto finale, quindi il mio minimo, e da lì riparte un nuovo ciclo a 4 giorni. E in questo caso io avrò il mio ciclo 4 giorni, questo qui che è stato rialzista e questo qui che è stato ribassista. Ok? Vedi quante informazioni in più si hanno utilizzando questo indicatore qua, qualcosa di veramente significativo. Non è un qualcosa, diciamo, di marginale, si hanno delle informazioni estremamente più precise ed estremamente più performanti. Fatemi sapere se fino a qua ci siete, se avete dubbi, domande. Ok, anche da YouTube se volete chiedere fatelo, o anche da Facebook. Bene, ottimo. Ok, non ci sono domande, quindi proseguiamo. Utilizzato contemporaneamente alle bande dei diversi cicli, possiamo ottenere spunti operativi ancora più performanti ed efficaci in termini di probabilità di successo. Vediamo un esempio. Eccoci qua. Allora, qui ho inserito 3 bande di 3 cicli diversi. Vediamole. Allora, in sostanza ci sono le bande a 4 giorni verdi chiari, 2 giorni verde scure, arancioni giornaliere. Perché ho inserito 3 bande e 3 cicli diversi? Semplicemente per il fatto che questo ciclo a 4 giorni, come abbiamo visto, è un ciclo che è formato da 2 cicli a 2 giorni, che sono formati da 2 cicli giornalieri ciascuno. Ok? E abbiamo anche visto che se questo è il 4, questo è il 2, questo è il giornaliero, abbiamo visto che nel momento in cui parte un qualsiasi ciclo, partono anche tutti i cicli inferiori. Quindi se io ho interesse a individuare la partenza del 4, lì per forza deve partire il 2, lì per forza deve partire il giornaliero, e lì per forza devono partire tutti i cicli inferiori. Difatti, nel momento in cui il prezzo sfonda tutte e tre le bande, lì si hanno delle maggiori probabilità, si hanno ancora più sicurezza, passiamoci, passatemi il termine di sicurezza, ma si hanno chance maggiori che li inverta, ok? Difatti, tutti i punti blu che ho evidenziato sono punti in cui o il prezzo tocca tutte e tre le bande, o le 3 bande si intersecano fra di loro. Altri punti, vabbè, questo è un punto di inversione, questo pure. Abbiamo detto che se la distanza è inferiore al 5% sono punti di inversione, questo anche, e così via. Come vedi, in questo caso si hanno ancora più conferme del fatto che lì ci sia un'inversione. Chiaramente lo stesso concetto lo si può usare anche su dei cicli più piccoli, come in questo caso, questo è nel DAX a 1 minuto, dove abbiamo quell'arancione che è giornaliera, quella
quella bianca a 12 ore e quella azzurra a 6 ore. Quindi anche qua noi osserviamo che cosa? Dei cicli giornalieri. Nel momento in cui il prezzo sfonda tutte e tre le bande, o le tre bande si intersecano fra di loro, si genera un'area di inversione. Chiaro che qui io non le ho settate dove larghe come prima, le ho settate più strette, e personalmente le preferisco più strette, perché non è necessario beccare i minimi e massimi assoluti, cosa impossibile. Interessa identificare delle aree di acquisto, delle aree di vendita. Questo è il nostro scopo. E difatti qui le individuiamo molto molto bene, direi, no? E questo è il concetto. Ci siamo? Dubbi, domande? Fino qui? Direi che ci siamo abbastanza bene, perfetto. Ottimo. A questo punto, grazie alle bande di migliorino, possiamo ottenere le seguenti informazioni. Identifichiamo massimi e minimi ciclici, perché sono relazionati a un ciclo di borsa. Identificano target arrivo della tendenza, perché ovviamente se sulla banda bassa abbiamo un minimo, il massimo diventa il target, cioè la banda superiore opposta. Pur essendo un derivato delle medie mobili centrate, le bande non danno falsi segnali. Un test, un superamento del canale superiore o inferiore da parte dei prezzi inevitabilmente porta ad un ritracciamento. Un utilizzo abbinato ai volumi ciclici hanno una correttezza dei segnali di quasi un 100%. Ovviamente il quasi è d'obbligo perché il 100% in borsa non esiste. Okay? Non esiste qualcosa che funziona al 100%. Ma è ovvio che nel momento in cui ho un tocco sopra o sotto lì i volumi, non ci sono più volumi in acquisto, volumi in vendita, è chiaro che l'inversione è pressoché molto probabile, non voglio dire sicura. Vediamo la strategia, no? Questo era il grafico in tempo reale, dove osserviamo le bande sopra, ok? Quindi giornaliera, 12 ore, 6 ore, e sotto abbiamo un indicatore di ciclo, ok? Sempre giornaliero. Prima di andare a vedere alcuni concetti, dobbiamo vedere due cose. La prima è che a livello operativo, esiste un concetto chiamato ritorno sul rischio, che è estremamente importante. È estremamente importante perché è uno dei parametri fondamentali dell'operatività e deve essere in questa metodologia uguale a 4. Cosa vuol dire e che cos'è? Allora, il ritorno sul rischio è la relazione che esiste tra il target di guadagno, ok, e il rischio che io mi assumo per prendere quel target. Quindi se io ho un target di 400 punti, il mio rischio per prendere quei 400 punti è di 100, quindi un quarto. Se il mio rischio, cioè se il mio target è 800, il mio rischio è 200, capite? Sempre un quarto, ok? Target 1000, rischio 250. In questo modo, se io mantengo questo ritorno sul rischio, ok, mi basterebbero tre operazioni giuste su 10 per fare profitto. Perché se io ne faccio 3, dove incasso 400, fa 1200. Restanti 7, dove perdo 100 ogni operazione, io nel 1200 li ho incassati, 700 li ho persi, ho un netto di 500, con solo tre operazioni, giusto? Il metodo me ne dà tranquillamente 6, no?
Quindi se io seguo il metodo al completo, ho 6 per 400 che fa 2004. I restanti 4 perdo 100 ognuna, mi fanno perdere 400. 1.400 li ho guadagnati, 400 li ho persi, ho un netto di 2.000. Ok? Vedete quanto cambia la situazione? Però questo è un parametro veramente importante. Cioè, senza questo parametro, prima o poi si perde tutto. Cioè, pieno il mondo di trader che fanno mesi eccezionali, 9 operazioni giuste su 10, poi ne sbagliano una e bruciano tutto. È veramente pieno il mondo. Quindi, per fare profitto, soprattutto in maniera costante, senza rischiare di perdere tutto, è controllare una serie di parametri. Il primo è che la metodologia deve avere delle logiche economiche, quindi no analisi tecnica, no analisi statistica, no analisi grafica. Perché? Perché questi metodi non sono economici, sono analisi grafica. E l'analisi grafica non è mai uguale, perché il mercato non si muove mai esattamente come si è mosso precedentemente. Quindi ciò che oggi funziona potrebbe fra un mese non funzionare più da un punto di vista grafico, ok? Mentre se noi andiamo ad analizzare qualcosa che è legato all'economia e alle logiche economiche, le logiche economiche sono le cause del movimento del mercato e di conseguenza non smetteranno mai di funzionare. Questo è un po' il concetto, no? Mentre nel momento in cui, un attimo solo che qua mi si è sconnesso, un attimo che proviamo a ricollegarlo. Disconnected. Arrivo, no? Siccome qua nevica, purtroppo ci sono dei problemi di connessione, a volte salta con sto tempo. Ok. Quindi quello che dicevo è, questi concetti qui sono fondamentali, cioè il fatto che il denaro muove il prezzo si sta guardando le cause e di conseguenza fa una grossissima differenza. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è legato alla non discrezionalità, cioè il metodo deve essere oggettivo, tutti lo devono poter applicare alla stessa identica maniera. Perché se io riesco ad applicare un metodo e tu no, perché io intuisco, perché io ho le mie idee, di fatto per te quel metodo è totalmente inutile. Quindi anche qua, oltre ad avere delle logiche fondamentali solide, deve avere un'oggettività, dopodiché deve avere un ritorno sul rischio specifico, perché io posso fare anche 95% delle operazioni sbagliate, ma se ne sbaglio una e brucio il conto, è chiaro che non sto tenendo in considerazione il rischio. Dopodiché devo utilizzare un corretto money management, quindi devo
anche lì gestire correttamente il mio capitale, perché se io punto tutti i miei soldi su un'unica operazione o su due operazioni, posso avere la migliore strategia del mondo, ma di fatto farò dei bagni di sangue. Quindi una metodologia per essere profittevole oggi, domani e sempre deve avere queste caratteristiche qui, e la nostra ce l'ha, probabilmente è l'unica, perché ha di base il movimento del denaro che muove il prezzo. È oggettiva perché ci sono degli indicatori che ti mostrano dei punti di inversione che non sono, diciamo, interpretabili, cioè un incrocio di linee non è interpretabile, o c'è oppure non c'è. Corretto ritorno sul rischio perché è sempre 1-4. La corretta gestione del capitale su ogni singola operazione, sappiamo quante volte andiamo a profitto, perché io so che con questo metodo 6 volte su 10 vado a profitto. Conoscendo tutti questi aspetti si è costantemente performanti. Se te ne manca anche solo uno, purtroppo prima o poi ti fai male, ok? Quindi, sapendo questo, noi dobbiamo andare a operare solamente quando i nostri ritorni su rischio sono almeno 4. E quando è che sono 4? In alcune situazioni. Abbiamo visto che a livello operativo noi possiamo avere cicli rialzisti e cicli ribassisti. I cicli rialzisti li tradiamo solo ed esclusivamente da minimo a massimo. E i cicli ribassisti solo ed unicamente da massimo a minimo. Queste due fasi, una e due, non le tradiamo. Qui potrebbe nascere una domanda spontanea: perché non le trado se comunque le riesco a individuare? Non le trado perché in queste due fasi i miei ritorni su rischio sono inferiori di 4, molto spesso inferiori di 1. Quindi sono operazioni che non vanno assolutamente fatte perché il rischio è troppo in relazione a ciò che noi ci aspettiamo indietro. Chiaro? Quindi noi dobbiamo prendere solo queste due fasi azzurre. Ora qui può nascere una domanda: come faccio io a prendere quelle fasi azzurre se non so se quel ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta? Qui arriviamo al concetto, cioè io per prendere questo minimo sulla sua partenza devo sapere che quello è un ciclo che sarà rialzista. Per saperlo io devo guardare i cicli superiori, ok? Quali nello specifico? Un ciclo di 4 ordini superiore partendo da quello che mi interessa. Quindi quello che mi interessa è il giornaliero, 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni. Quindi io per tradare un giornaliero devo guardare un 8 giorni. Andiamo a vederlo. Giorni qua. Questo qui non è... Ne ho preso uno che ho, diciamo, creato, non è che dove ho diviso i cicli, poi dopo andiamo in tempo reale, ma non cambia nulla. Questo qui è un ciclo, prendo questo per farvi capire il concetto, poi analizziamo. Questo è un 8 giorni. È un 8 giorni perché ho settato un ciclo con una temporalità dell'8 giorni, ovviamente. Dentro questi 8 giorni abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giornalieri, come è ovvio pensare. Come sono questi giornalieri da un punto di vista strutturale? Beh, è chiaro ed è molto visibile che nel momento in cui l'8 giorni sale, ovvero la sua velocità è sopra l'asse dello zero, gli 8 giorni, i cicli giornalieri sono fatti così. Nel momento in cui l'8 giorni scende, ovvero la sua velocità è sotto l'asse dello zero, i giornalieri sono fatti così. Quindi,
Io per tradare il giornaliero dovrò guardare la velocità del lotto. Se la velocità è sopra, allora io con i giornalieri li trado in long. Se la velocità è sotto, allora io i giornalieri li trado in short. Perché vuol dire che se la velocità è sopra, l'otto giorni sta salendo e quindi avrò un giornaliero rialzista. Se la velocità sta scendendo, significa che l'otto giorni è sotto. Cioè, se la velocità è sotto, l'otto giorni sta scendendo e quindi avrò un giornaliero ribassista. Ok? È un concetto visibile a occhio nudo, perché se io misuro queste salite in relazione alle discese, è chiaro che c'è una grossa differenza. Le discese le facciamo viola così, anzi fucsia, così si vedono meglio rispetto ai prezzi. E beh, qui c'è una situazione molto molto chiara, no? Cioè, guarda questo massimo, questa salita. In relazione a questa, in relazione a questa. È chiaro che nel momento in cui l'8 giorni sta scendendo, queste salite sono veramente, veramente insignificanti, no? Diverso è nella parte sinistra. Nella parte sinistra andare a tradare questi piccoli ribassi quando ci sono dei rialzi che sparano lì su, anche qui totalmente insensato, pericoloso e non è da fare. Perché nella parte destra arrivano fiammate pesanti al ribasso, con la velocità dell'otto sotto. Nella parte sinistra arrivano fiammate al rialzo, perché c'è la velocità molto sopra l'asse dello zero. Quindi a livello operativo, noi dobbiamo, nella parte sinistra, identificare i minimi per comprare, chiudere sui massimi, aspettare di nuovo il minimo, comprare, chiudere sul massimo, aspettare il minimo, comprare, chiudere sul massimo, aspettare il minimo, comprare, chiudere sul massimo. E qui nasce, diciamo, un dubbio. Ok? Perché nasce un dubbio? Perché io ho la velocità qui, è in procinto di rompere l'asse dello zero al ribasso, sono passati 4 giornalieri, quindi sono a metà del mio ciclo 8 giorni, quindi sono nella fase di inversione. Quindi qui ho due scelte, dico bene, io so che questo è un'inversione, un ciclo inversione dell'8, e ho due scelte, o questo lo lascio perdere, oppure lo trado comunque al rialzo facendo attenzione, sapendo che non sarà esplosivo come quelli precedenti, perché la velocità è in fase di incrocio. Quindi qui la cosa probabilmente più saggia è non tradare, aspettiamo un nuovo minimo, dico bene, dov'è la velocità? Sotto, perfetto, quindi aspetto il massimo, via short, chiudo, aspetto il massimo, via short, chiudo, aspetto il massimo, via short e chiudo. Questo è quello che dobbiamo fare ed è questo è quello che ci serve per poter tradare quei ritorni sul rischio adeguati. E in questa immagine noi vediamo la velocità dell'8 giorni e ci fa capire se in base a quella velocità io devo andare long o devo andare short. Perché se la velocità è sopra, io trado solo ed esclusivamente i rialzi. Se la velocità è sotto, io trado solo ed esclusivamente i ribassi. Molto semplice. Chiaramente sul giornaliero. Io qui vedo solo se devo comprare e fare i long o se devo vendere e fare gli short sul giornaliero. Detto ciò, andiamo al tempo reale, no? Qui ci sono tutti i vari cicli a 8 giorni, chiaramente. Tanto per fare degli esempi, no? Cioè quando la velocità è sopra, da questo punto a questo punto, è chiaro che diventa fondamentale
fare solo i rialzi, no? E come qui è fondamentale fare solo i ribassi. Cioè, qua fare dei rialzi ti fai del male, e qui a fare dei ribassi ti fai del male. Qui guarda quanto è importante andare in direzione di tendenza. Perché se segui la tendenza del lotto, allora fai soldi, perché hai delle direzionalità molto precise, no? A questo punto, nella situazione attuale, io ho una velocità che è sopra l'asse dello zero. Quindi io devo andare in long. Quindi, identificato che devo andare in long, io qui sul giornaliero, dico bene, qui ho avuto il minimo del giornaliero, no? Perché il prezzo ha toccato tutte e tre le bande, la velocità è andata sopra l'asse dello zero, quindi devo aspettare il nuovo minimo. Perché? Qui sono vicino al massimo, ma non lo devo prendere, perché abbiamo detto che devo andare in short, in long, scusate. Quindi il prezzo probabilmente farà questo. Ok. Quindi quello che io voglio, prima di prendere posizione, è questo. L'indicatore di ciclo mi deve fare questa cosa qua, le bande che chiaramente si tengono aggiornate in tempo reale mi devono fare questo. Non sto a fare anche tutte le altre per farvi capire il concetto, no? Quindi nel momento in cui io ho una situazione dove le bande sono state toccate sul minimo, la velocità del giornaliero va sopra l'asse dello zero, qui si va long e si chiude quando sono sui massimi. O tocco della banda superiore, oppure ho l'indicatore di ciclo che mi viene sotto. Quindi da qua a qua è la mia operazione. Poi esco, aspetterò di nuovo il minimo, di cui ricomprerò fino ad arrivare al nuovo massimo. Questo è quello che io devo fare da un punto di vista operativo. E lo posso fare grazie a questi indicatori, che sono indicatori nostri proprietari, e sono solo due. Chiaramente nei nostri percorsi formativi ne abbiamo molti di più, ma già questo setup di base ti fa fare un salto di qualità enorme, enorme, perché tu sai dove stai andando, sai che lì ci sono delle situazioni oggettive, perché abbiamo degli incroci di linee, quindi non hai il dubbio se lì c'è stato o non stata una condizione, no? Di conseguenza hai delle oggettività. Ovviamente è molto migliorabile, noi abbiamo sviluppato anche indicatori volumetrici di precisione che ti dicono l'esatto momento in cui entrano i capitali, insomma, però giusto per farti capire che già un setup di base così va oltre di gran lunga quello che trovi normalmente e ti può dare un grande vantaggio. Da qui noi abbiamo sviluppato molto altro. Considera che questi indicatori esistono da più o meno 15 anni, non li ho iniziati a sviluppare io, ma il mio socio che fa questo lavoro da ormai tanti anni. E da qui noi abbiamo creato, dopo svariati anni di trading professionale, abbiamo creato quella che è la Top Trading Academy. La Top Trading Academy è la nostra accademia, dove in sostanza abbiamo sviluppato diversi percorsi formativi. Quello che vediamo si chiama All Inclusive, è un corso ciclico, okay, quindi basato sui cicli di borsa, ed è un corso che ti dà tutta una serie di indicatori, di assistenza, ti dà tutto quello che ti serve per poter essere performante al 100% sui mercati. Okay? Dopodiché ti diamo, giusto per farti vedere, questo è il sito dove qui hai tutti i vari video, sono diversi video, sono 7 pagine, sono più o meno un centinaio di video, però sono tutti corti. Il totale sono 10 ore, i video durano massimo 15 minuti l'uno, dove qui ti spieghiamo esattamente come fare, come si usano i nostri indicatori, pregi e difetti, come settarli, ti spieghiamo tutto dalla A alla Z, anche per chi non ha mai fatto trading. Da qui ti diamo anche i nostri indicatori, quindi questo è un grande vantaggio perché tu hai in mano lo strumento.
non devi imparare a programmare, non devi essere evoluto a livello matematico, semplicemente tu hai uno strumento che impari, lo applichi e ottieni il risultato. Per farti un esempio semplice, come se io ti dovessi insegnare a guidare e ti do un'auto. Se io ti do un'auto e ti insegno a guidarla, è molto più facile rispetto a darti delle nozioni di meccanica e tu devi costruire il motore, l'auto e poi imparare a guidare. Capisci che il livello di velocità di apprendimento è di 30 volte minimo superiore avere lì lo strumento. E qui te li diamo già, perché se tu dovessi matematicamente concepirli, programmarli, testarli, ci vorrebbero 20 anni, che è quello che ci abbiamo messo noi, ma ovviamente non è una cosa che tutti possono fare, sia per tempo, passione, soldi, perché ci vogliono anche molti soldi per sviluppare. Quindi noi abbiamo deciso di dare già un prodotto finito che va semplicemente capito, compreso e messo in pratica, ok? Che chiaramente ti può dare grandi soddisfazioni perché qui parliamo di giornalieri, un giornaliero di DAX ti fa più o meno quando è in tendenza sui 200 punti potenziali. 200 punti di DAX sono 200 euro con un micro, sono 1000 euro con un mini. E sono 5.000 euro con un contratto pieno ogni singolo giorno, quindi le potenzialità sono molto molto ampie. Chiaro che bisogna capire, apprendere e mettere in pratica, che è quello che ti insegniamo noi. Ti diamo i contenuti, teoria, puoi applicare in demo perché hai lo strumento e poi ti diamo supporto costante e continuo affinché tu sia il più velocemente possibile totalmente indipendente. Questi indicatori si possono acquistare su TradingView? No, Emilio, si possono acquistare per la Multicharts, che è questa piattaforma, che è una piattaforma super professionale, che ha anche tutta la parte legata ai volumi, cosa che TradingView non ha, e soprattutto ti dà anche i dati ufficiali della borsa, e considera che anche qui, mi hai anticipato, questa è una cosa molto molto di valore, il fatto che noi te la facciamo avere questa piattaforma qui gratis. È una piattaforma che normalmente ti costa quasi 2.000 euro, quindi hai un vantaggio di avere uno strumento professionale con i volumi ufficiali, con i dati ufficiali, totalmente gratis. Quindi solo per questo vale veramente tantissimo. Quindi, da qui, quanto vale secondo te una metodologia che con 5.000 euro ipotetici potrebbe farti fare anche solo 1000 euro al mese? Qualsiasi sia la tua risposta, ovviamente è tanto. È tanto perché? Perché qui non solo hai un qualcosa che ti porta a un risultato, ok? Ma hai anche qualcosa che ti evita quell'enorme ammontare di errori che certamente faresti. Perché tu, se tu cominci a fare trading oggi, sicuramente farai una marea di errori, come li abbiamo fatti tutti all'inizio. Il punto qual è? È che se tu fai errori e non sai perché, e questo è un settore che non ti concede sconti, quando sbagli paghi, ora che arrivi a capire certi concetti, ammesso che tu ci arrivi, magari devi sbagliare 20-30 volte e ogni errore sono soldi, centinaia o migliaia di euro. Quindi avere qualcosa che ti porta direttamente a un risultato, senza fatica, frustrazione, senza buttare via una marea di soldi, vale tantissimo. Ok? Soprattutto perché al giorno d'oggi siamo in un settore che è quello che di gran lunga gestisce la maggior parte del denaro a livello mondiale. Un settore che cresce a più o meno il 10% l'anno e che vale più di 30 volte il PIL mondiale. Questo cosa vuol dire? Che è un settore che già ha la stragrande maggioranza dei soldi che ci sono in giro, ne ha sempre di più, e dall'altra parte vediamo crisi, no? Nell'economia reale, aziende che fanno fatica, eccetera. Ma non è che fanno fatica perché i soldi non ci sono, semplicemente i soldi vanno sempre di più in finanza. Poi troviamo che anche grandi multinazionali automatizzano sempre di più processi produttivi, intelligenze artificiali. Quindi ci sono sempre più persone che non hanno un lavoro, sempre meno richiesta di occupazione e sempre più soldi in finanza.
Questo dovrebbe farti pensare che oggi più che mai chi non ha un reddito da questa attività purtroppo potrebbe essere un disoccupato a breve. Ok? E in più questo è un settore che ti consente di fare veramente bene, perché puoi lavorare da qualsiasi parte del mondo. L'investimento è praticamente nullo perché basta un PC e una connessione. Fare 100 euro, 1000 euro al giorno in borsa è uguale, dipende da quanti soldi hai a disposizione. Un settore che cresce costantemente, puoi guadagnare anche se il mercato crolla, puoi decidere quanto lavorare, se fare periodi corti o periodi lunghi, e hai la possibilità di fare veramente tanto bene con un rischio molto contenuto e velocemente. Perché se tu lo paragoni a un'azienda, ormai aprire un'azienda ci vogliono decine di migliaia di euro tra fitto dei locali, personale, macchinari, merce, con un rischio enorme, perché la maggior parte delle imprese in Italia fallisce entro il primo anno di attività. Perché? Perché si sobbarcano di debiti, c'è tanta burocrazia, è complicato e chiudono, no? Questo è quello che succede. Qui è la possibilità di fare veramente numeri con costi veramente contenuti. In più un'azienda passare da 100.000 a 200.000 di raddoppiare tutto, personale, gli spazi, la merce. Qui basta un clic in più. Cioè, capisci che è veramente fondamentale ad oggi, dal mio punto di vista, avere un reddito, attività finanziaria. E qui lo puoi fare con un metodo oggettivo che ti dà un certo tipo di garanzie e che soprattutto ti dà qualcosa di oggettivo, controllando il rischio, eccetera, eccetera. La nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza, che in realtà ormai sono più di 20, del mio socio che ha creato questa conoscenza. Conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti. Perché chi inizia in borsa senza formazione si fa del male. Un videocorso di 15 ore circa di contenuto con vera operazione mercato aperto, videocorso che puoi riguardare e rivedere a tuo piacimento per sempre. Anche qui non ci sono limiti, i contenuti li puoi vedere per tutta la vita. E in più hai i nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta, ok? Quindi tu puoi decidere quando attivarli. Non è che tu inizi oggi e fra 6 mesi questi indicatori scadono. No, tu puoi cominciare oggi, mettiamo che studi, poi a gennaio decidi di scaricare gli indicatori. Dal momento in cui li scarichi hai 6 mesi inclusi. Dopodiché hanno un rinnovo annuale. In più ci sono 2 mesi di analisi quotidiana da parte del nostro trader esperto. Ok? Dopodiché anche questo ha un rinnovo mensile. Chiaramente il rinnovo di questo servizio non è obbligatorio. In più hai un webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte, verranno chiariti i dubbi e verranno fatte analisi di mercato per sempre. Okay, quindi hai contenuti e supporto per sempre, indicatori inclusi per 6 mesi, poi hanno un rinnovo annuale e poi hai la possibilità di avere 2 mesi di analisi quotidiana del nostro trader esperto e poi lo puoi rinnovare se vuoi. Okay? Quanto vale tutto ciò? 5.000? Diciamo che questo era un costo che noi pensavamo di richiedere all'inizio, perché effettivamente a noi ci è costato almeno 10 volte tanto in termini di errori, test, soldi persi, che chiaramente abbiamo ampiamente recuperato, ma volevamo dare un qualcosa che fosse per tutti. Quindi abbiamo deciso di renderlo disponibile veramente a chiunque ad un prezzo simbolico di 1747. Prezzo che non è capitato di perderlo in meno di un giorno all'inizio e che ora ho studenti che fanno in meno di un giorno questi soldi qua, con una conoscenza che si porteranno avanti per sempre. Quindi questo è un investimento super, super di valore, perché ti dà un qualcosa che ti può consentire di riuscire a ripagarsi più volte, addirittura nel mese, per sempre. Quindi ha un valore veramente, veramente significativo. Ok? Se l'avessi avuto io all'inizio, avrei fatto i salti di gioia all'indietro. In più voglio farti un altro regalo, i primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli,
gli faccio un ulteriore sconto di 200 euro, da 1747 a 1547. Qui in chat trovi il link per andare a fare l'acquisto. Faccio vedere, mi appare il prodotto. Ovviamente appare a prezzo pieno, ma ora ti spiego come inserire il coupon. Quindi qui hai un coupon sconto che si chiama sconto 200, ti faccio vedere, quello puoi aggiungere al carrello. Poi vabbè, qui ce ne sono due, diciamo un prodotto, qui inserisci sconto 200, tutto maiuscolo e tutto attaccato, fai applica codice, vedi che il prezzo cambia e diventa 1547. Poi fai, procedi con l'ordine, puoi pagare con carta oppure puoi andare direttamente a PayPal. Qui PayPal ti offre l'opzione anche di pagarlo in tre rate, che è molto comodo, perché ovviamente lo puoi pagare una volta al mese, un terzo, quindi sono circa 500 subito, 500 dopo un mese e 500 dopo un altro mese. Quindi senza ulteriori costi, quindi a tasso zero, è molto comodo. Oppure lo puoi pagare con bonifico, oppure addirittura anche con finanziamento. Noi siamo convenzionati con una finanziaria, che è una banca italiana, che consente di poterlo pagare con rate da 40 euro al mese. Questo è un grossissimo vantaggio, perché ti tieni i soldi, 40 euro al mese non te ne accorgi neanche, nel momento in cui sei profittevole lo puoi pagare con la performance, oppure lo puoi anche estinguere direttamente. Quindi è un vantaggio enorme. E ti faccio notare che se una finanziaria decide di finanziare gente che fa trading, che notoriamente perde soldi, vuol dire che sa che i nostri studenti con questa conoscenza difficilmente andranno a perdere, no? Questo è un po' il concetto. Per qualsiasi dubbio, domanda o contatto, ti invito a scrivere a questa mail, in maniera tale da potermi contattare se dovessi avere dubbi, domande o qualsiasi cosa. Chiaro? Anche chi è su YouTube, dubbi, domande? Segnatevi i miei contatti. Se volete informazioni sulla finanziaria, non avete capito qualcosa o volete chiedere qualsiasi cosa, potete chiederlo. Attendo giusto un altro minuto, se ci sono domande. Perfetto, ok, tutto chiaro per tutti. Molto bene. Ok, quindi se vuoi diventare performante, se vuoi avere un metodo ciclico veramente di livello, clicca sul link oppure contattami per partire. Ti auguro una buona serata, ti ringrazio per essere stato qui con me un'ora e qualche cosa. Ci sentiamo prossimamente. A presto!